contenti di presentarvi in questa occasione, in questa giornata di riflessione un po' al femminile, nella quale si parla di queste cinque grandi artiste afroamericane che hanno nella loro vita sottolineato sia i temi razziali che i temi di genere. La loro vita è una vita complessa, ricca, che ha passato tutto quello che nel Novecento sono state poi le conquiste e le riconquiste, perché poi c'è sempre un momento nel quale ci sono dei riflussi per quanto riguarda i diritti che si ottengono. Loro hanno parlato con la voce del canto, con le parole delle loro canzoni, che questa sera verranno introdotte dai musicisti. Abbiamo il pianista Enrico Brillo e abbiamo Daniele Congiu, che è la voce, il cantante. E io ho apprezzato e voluto qui con noi l'artista Carlotta Cecconi, perché tramite questi cinque ritratti ha colto in questi sguardi, che nella posizione ha visto come dialoganti di queste cinque donne, e che ha aggiunto, perché continua a progredire il suo rapporto artistico col ritratto, ha aggiunto dei colori oltre al bianco e nero che aggiungono sempre spessore e riflessi nello sguardo di queste cinque artiste. Questa sera abbiamo anche l'occasione di presentare il programma dell'Associazione Culturale Count Basie. Noi come Biblioteca Universitaria abbiamo sempre il piacere di collaborare con associazioni e fondazioni proprio per poter far conoscere, tramite l'ascolto della musica, l'ascolto della prosa, della poesia, della presentazione di libri, quello che è un po' il panorama culturale della città. E il nostro nuovo direttore, che è con me accanto, e Marcuccio, che si è insediato da solo un mese, con insieme a noi vuole proprio far conoscere quelli che sono i nostri fondi musicali e dare la possibilità quindi di un incremento della conoscenza e dello studio di quelli che sono i nostri fondi. Vi dicevo dell'associazione culturale. Abbiamo qua Alessandra Lanomarsino del Count Basie, che ha messo il programma di questo prossimo mese, questo mese di marzo, in mezzo a voi, l'abbiamo un po' diffuso tra le sedie ed anche lì nel tavolo, perché appunto io spero che questa non sia la prima e non sia l'ultima occasione di incontro tra noi e questa associazione. È bello promuovere artisti giovani, è bello seguire anche i loro insegnanti, perché qua abbiamo insegnanti del conservatorio che ancora percorrono insieme ai loro allievi questa maturità, questa crescita sempre di questi musicisti e cantanti. Quindi io adesso passerei la parola un attimo per i saluti ad Alessandra Lanomarsino e poi iniziamo direttamente lo spettacolo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Giovedì, venerdì e sabato, la domenica molto spesso anche con eventi legati alla letteratura, e stasera in particolare accompagniamo Carlotta in questo suo viaggio, ed Enrico Grillo e Daniele Congiu, che sentirete tra poco, sono due artisti giovani che fanno parte anche loro dell'associazione e sicuramente li accompagneranno in questo bel viaggio stasera, quindi grazie ancora. E quindi Daniele suonerà
almeno una di queste artiste ha interpretato. Ci sono casi in cui lo stesso brano è stato interpretato proprio da tutte le artiste e speriamo di metterci il massimo per ricordarle al meglio. Il primo brano si intitola All of Me. Thank you.
Though you dance to dream, we changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. They can't take that away. They can't take that away from me. Thank you.
too much in love.
Adesso faremo l'unico brano di Miriam Makeba, anche perché era un po' fuori dal nostro repertorio, ma ci sembrava giusto ricordarla e prendere un brano scritto tra l'altro da sua figlia, e proprio a favore dell'Africa. This continent is home.